Ecco dove eravamo poco più di un mese fa, in Lapponia finlandese, tra neve, renne e aurore boreali. Le cose però possono cambiare da un momento all'altro. Lasciamo la Finlandia e iniziamo un nuovo viaggio. Ed eccoci qua. Stiamo facendo quello che mai avremmo immaginato di fare. Stiamo camperizzando da zero un furgone senza avere alcuna esperienza. Abbiamo fatto una scelta folle forse, ma sappiamo dove vogliamo arrivare e crediamo che tutto possa essere realizzato. Chiara, buongiorno. Sono le ore 5:40 del mattino. Andiamo verso Lecco. Là il primo colpo, grande Simba! Oh. Oggi stiamo andando a Lecco, nell'azienda metalmeccanica del nostro follower Luca, che si è offerto di darci il suo aiuto per fare le saldature sul pianale di Simba, rimasto un colabrodo dopo aver tolto il pavimento precedente. Lui è Uberto, che si è occupato di noi, anzi di Simba, e che con un lavoro certosino ha rimesso a nuovo tutto il pianale, aiutato anche dal saldatore Luca. Stiamo facendo un giro per Barzago. Questa è la chiesa di... dove stavo? Barzago! Barzago, raga, Barzago! Comunque anche questo è il bello dei social, ragazzi, perché noi stiamo veramente avendo da parte vostra un riscontro positivissimo per quel che riguarda quello che stiamo facendo. In tantissimi ci volete dare una mano, e se avete bisogno del falegname, se avete bisogno dell'elettricista, di questo, di quell'altro. È bello perché vuol dire che credete nel nostro progetto, ne fate parte anche voi, lo sapete benissimo, perché comunque se siamo qua è anche grazie a voi. Siamo ritornati da Luca. Anche se c'è bisogno, il mio numero ce l'hai, la strada la conosci e senza problemi. Grazie, Lu. Buon rientro. Grazie. Non possiamo che ringraziare tutta la squadra che oggi ha dedicato un'intera giornata soltanto alla rimessa a nuovo del pavimento di Simba. Questa è la grande famiglia di cui facciamo parte, la nostra ciurma. Buongiorno. Ciao Giovanni. Buongiorno. Bene, bene. Sono dritto così. Dov'è? Giusto? L'ho montato. Comunque, questo qui è il turbovent, rimane così. Cambieremo solo quello posteriore lì, dove lì ci sarà il bagno, appunto, in coda. Qui di pannelli ne abbiamo due. Uno e due, totale 300 watt. Adesso lasciamo tutto così per i pannelli, ma comunque avremo modo di poterne aggiungere, appunto faremo la disposizione del cablaggio per una futura aggiunta di pannelli, che possono essere, perché questo è il portapacchi, ci sono delle pedane in lamiera e appunto per camminarci su, perché altrimenti non si potrebbe, ma volendo togliere questi pannelli qui. Comunque ci stanno ancora dei pannelli solari, ma questo si potrebbe fare anche qui. Anche se qui l'idea era di mettere un piccolo gabone esterno da poter mettere dentro ricambi, attrezzatura varia, eccetera, eccetera. Vabbè, raga, dai, io sono soddisfatto, non ho mai messo uno blò. Ok, adesso scendiamo giù.
tutti i buchi sono stati saldati. Qua era tutto pieno di bucherelli che erano quelli che tenevano il pavimento. In alcuni punti sono state messe delle piastre perché lì c'erano buchi della canalizzazione, anche dietro i tubi di scarico dell'acqua. Andremo a rifare tutto. Quindi, Chiarè, abbiamo deciso per predisposizione interna che il bagno sarà sul posteriore. Avremo il bagno sul lato destro. Oh, la doccia, Chiarè? Piatto doccia. No, va un po' più al centro. Oh, piatto doccia. Lì sopra avremo un turbovent. E invece lì a sinistra, che è? Cioè, posso andare perché ci sono le acque chiare. Ah, hai indovinato! Strano ma vero. Le batterie dove le mettiamo, che è? Le batterie. Le batterie. Sotto il letto. Oh, perché il letto... ma non abbiamo spiegato dove va il letto, che è? Ah, il letto, raga! Verrà. Adesso non ho capito bene da dove parte. Comunque sarà un letto che sarà chiuso qua, dentro un mobile. Che noi faremo così, tac tac, e si appoggerà qui su un pezzettino di cucina e su un altro sostegno. Tac, finito di dormire, tac, piego, chiudo, mobile chiuso, e qua. E via, e sparisce il letto. Si può fare festa. Più che altro, avere il letto fisso in coda ci obbligherebbe ad avere il bagno sempre in questa posizione, ecco. Dove questo passaruota ci limita veramente nei movimenti. Non avremo spazio vitale, ecco. Poi con la cucina che comunque è qua. Non si aprirebbe nemmeno il frigo. No, e di conseguenza abbiamo deciso, ecco, di fare questa cosa diversa dal solito. Quindi qua ci sarà una parete che dividerà chiaramente la zona bagno e ripostiglio, e qui si accederà direttamente alla zona giorno. Iniziamo a passare lo smalto con dentro anche l'antirugine. Lo smalto di protezione, e questo è uno smalto sintetico. Pronta? Prontissima. Tac. Raga, si è asciugato. Sono passate 18 ore dall'applicazione, quindi che era? Finiamo quello lì. Oblò sigillato sia col Terostat che con il Sika. Iniziamo con la seconda passata e via. Terminato, soddisfatti, Chiarè? Insomma, dai, basta verniciare, non dobbiamo più verniciare. Basta, se trovo una puntina di ruggine grande così su questo pavimento, o rifamo tutto da zero. Ecco. Adesso chiudiamo tutto qui, che poi domani si parte.